Buongiorno, buona giornata, buon lunedì dell'angelo, buona Pasquetta a voi tutti, cari amici. Ebbene, questa giornata che qui a Strano, come penso nella grande maggioranza del territorio nazionale, bella giornata, peccato davvero per questa situazione della pandemia, epidemia coronavirus, però insomma, sicuramente in maniera graduale, piano piano, potremmo ricominciare ad uscire, a fare almeno una passeggiata gradevole di tre quarti d'ora, un'oretta, che insomma, a detta mia, come penso di tutti quanti, ne abbiamo davvero bisogno anche per svagarci un po', visto che in casa, sì, computer o quant'altro, però ci può essere sempre il rischio di annoiarsi, magari in minima parte, comunque. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il mio hobby, la mia passione dal pro wrestling americano, la WWE, sentivo proprio poco fa attraverso un podcast diciamo, un centro di informazione, di notizie e quant'altro italiano, che appunto scrive anche per quanto riguarda la WWE, come praticamente gli show. Adesso non sappiamo a detta di chi, se di USA Network, di Fox o attraverso altri elementi, dovrebbero tornare a trasmettere live in diretta gli show, quindi Raw, SmackDown ed NXT, ma questo, come sentivo appunto dal podcast, potrebbe dare un rischio ancora maggiore, quindi soprattutto sulla salute, cioè di tutti coloro che prenderanno parte a questi show in diretta, perché diciamo non tutti sono residenti sia delle addette ai lavori che dei lottatori lì in Florida, ad Orlando in Florida, quindi insomma staremo un po' a vedere. Ovviamente sulla piazza, se non mi sbaglio, al momento il pro wrestling, con quelle poche federazioni ancora attive, è l'unica cosa, è l'unico evento sportivo, intrattenimento, spettacolo attivo, insomma, come anche per esempio, ecco, proprio un mio caro amico questa mattina mi ha sollecitato a fare la richiesta del buono sconto, essendo io cliente Sky con la tessera ex premium. Difatti, quindi presumo che il mese di maggio pagherò 15,20 € in meno, quindi insomma una buona cosa, visto che di prodotti nuovi freschi su Sky non ce ne sono, a parte un po' del wrestling. Però io, come abbonato via digitale, purtroppo non ho Sky Sport Arena, quindi diciamo che ormai su Sky Sport 1 e 24 e Sky Sport Serie A c'è troppo materiale d'archivio. Per giunta, appunto, né Sky Sport Arena né Sky Sport football e quant'altro, non avendolo io sulla linea digitale, non posso neanche vederle. Comunque, e anche nel podcast, quindi si parlava un po' dei vari contratti, soprattutto che ci sono in Italia per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio, poi giustamente di certificare un po' questa situazione, se all'effettivo che sia a maggio o a giugno si possano riprendere i campionati di sia maschile che femminile, o come è stato fatto per il basket e per la pallavolo, diciamo che cioè, si chiude baracca e burattini e si
Si pensa settembre-ottobre. Ovviamente bisogna tenere in conto che, diciamo, i giocatori, sia squadre maschili che femminili, hanno interrotto il proprio lavoro di allenamento già da almeno è più di un mesetto e mezzo, anzi credo 2 mesi. Quindi, insomma, per quanto riguarda una possibile ripresa, sicuramente c'è da tenere in conto che bisogna rimettersi a lavoro per provare a ritornare in forma, anche perché non dimentichiamoci, parlando delle nostre squadre italiane, che noi avevamo in Champions la Juve, che stava lottando nelle fasi di eliminazione diretta, soprattutto la dea bendata bergamasca Atalanta, quindi che storicamente aveva superato gli ottavi di finale contro il Valencia. Però comunque, sia che si riprenda o che non si riprenda, per l'Atalanta, che ormai sono tanti anni di veramente di sacrifici e di un progetto valido al 100% sin dal prospetto giovanile, che è arrivata lì dove secondo me merita, perché sì, magari Bergamo, che dal punto di vista umanitario adesso è stata molto, anzi troppo, super troppo colpita da questa epidemia, pandemia, quindi, e soprattutto dispiace per chi magari stava seguendo, parlo di chi purtroppo è volato lassù in cielo, che magari ha seguito le gesta dell'Atalanta di fino a qualche mese fa, di questi 2 o 3 anni, e insomma, fa sempre un certo effetto e dispiace tantissimo. Io veramente lo dico con tutto il cuore. Non essendo di Bergamo, sì, magari anche qui a Trani abbiamo le nostre squadre, parlando del basket, la Pallavolo, la Fratelli Lotti Juve Trani, la Fortitudo Trani, l'Adriatica Volley Trani, la Gieda Volley Trani, l'Aquila Azzurra, no? Si sono viste quindi in maniera anticipata concludere le proprie stagioni. E ovviamente io dovrò andare comunque a dare un'occhiata. Si presume che chi sta facendo quel determinato campionato lo possa riprendere a fare anche nella prossima stagione, che ovviamente sempre ricominciando pian piano con uno stile di vita che sicuramente è cambiato e non tornerà come prima, almeno per un bel po' di tempo, perché comunque le misure restrittive sono necessarie a salvaguardare non solo la salute, ma tanti altri aspetti. Certo, vedere una partita di calcio, di basket o di pallavolo, di qualsiasi disciplina sportiva come io, guardando le ultime puntate della WWE, degli show a porte chiuse, è praticamente un clima surreale. Però sì, c'è magari la All Elite Wrestling che si sta giocando la carta degli stessi atleti che fanno un po' di schiamazzo a bordo ring, come tra virgolette tifosi, è più o meno una strategia, ecco. Però comunque, insomma, perché cioè alla fin fine è tutto bloccato, dallo sport al cinema, spettacolo, intrattenimento, teatro, e quindi la situazione che purtroppo non va. E domani, martedì 14 aprile,
Ovviamente speriamo tutti che con la riapertura graduale delle attività non ci sentiamo magari all'appuntamento ormai classico delle ore 18 da Borrell, il capo di Dipartimento della Protezione Civile o da chi che sia della Protezione Civile, che diciamo la situazione diventi da un pochino positiva, si allarmi di nuovo. Questo spero vivamente di no, anche perché comunque per quelle attività che domani riapriranno, ovviamente le norme di sicurezza saranno assolutamente imposte e dovranno essere rispettate, come anche gli stessi ipermercati e supermercati di generi alimentari, che giustamente oggi, e come hanno fatto anche ieri nella giornata di Pasqua, sono stati chiusi, perché voglio dire, comunque loro in primis, i diretti interessati, che comunque si sono messi a disposizione, si stanno mettendo a disposizione in queste settimane, in questi mesi, è ovviamente affidandosi loro al buon senso di chi va nel centro di igiene alimentare a fare la spesa, a rispettare tutte le normative, mascherina, guanti. Quindi purtroppo sappiamo che c'è sempre chi prova ad infrangere queste regole, e diciamo che al momento storico, appunto, le forze di sicurezza, di polizia e altri stanno duramente, giustamente direi io, colpendo attraverso multe e denunce. Leggevo proprio una mezz'oretta, un'ora fa, nella BAT, qui nella provincia Barletta, Andrea Trani, di tanti controlli e nuove denunce. Quindi questo fa ancora pensare com'è. Alla fin fine, purtroppo, c'è sempre qualcuno che tende di fare chiamiamolo così, il jolly di turno, cosa che non dovrebbe accadere, soprattutto appunto in questo periodo. Comunque, insomma, oggi, essendo lunedì, in America, classico appuntamento con WWE Monday Night Raw, vedremo come sarà predisposta ed impostata la puntata, che ripeto dovrebbe essere live in diretta. Ovviamente, come di consueto in questo mese e mezzo, dal Performance Center di Orlando in Florida. Io mi auguro vivamente che, leggevo per esempio di un impiegato della WWE che purtroppo ha contratto il coronavirus, però ovviamente non è stato per niente a contatto con atleti, dirigenti e quant'altro. Meglio così. Certo, in questo periodo un po' di magra. Diciamo che la maggior parte delle leghe sportive sui propri canali ufficiali YouTube offre un servizio free, gratuito, ai propri iscritti, offrendo video di, diciamo, cose di repertorio passate, dall'NBA alla FIBA, basket e altre, Formula 1, MotoGP, Superbike. E io, per esempio, dicendo, non so se vi ricordate, qualche giorno fa mi sto allenando, vabbè, i primi 2 o 3 giorni, diciamo, un entusiasmo maggiore perché non giocavo da tempo, a lanciare un po' così la pallina
nel secchiello come allenamento, poi diciamo, cerco un po' di variare, ecco. Bene, sono sul quarto d'ora, essendo una diretta dove ci sono solo io. Innanzitutto vi ricordo che domani sera alle ore 19, come di consueto da un bel mesetto a questa parte, sulla pagina ufficiale Facebook di Legambiente, il Circolo di Trani, ci sarà il nuovo appuntamento con la rubrica settimanale Rievoluzione. Sono stato nuovamente invitato, ringrazio per questo il professor Vincenzo Di Cugno, prenderò parte anch'io alla diretta domani sera, ripeto, ore 19, potete intervenire ovviamente prenotando attraverso un messaggio un vostro intervento in diretta. Quindi vi invito di conseguenza anche a mettere un bel pollicione all'insù alla pagina Facebook di Legambiente Trani, come faccio un invito per la pagina Teatro da Camera creata dallo staff di Marluna Teatro, molto bella. Trovate anche qualche video degli altri e magari anche del sottoscritto, che quando può cerca sempre di dare una mano a Marluna Teatro, avendo fatto più o meno 4-5 anni di laboratorio teatrale. Per questo non finirò mai di ringraziare le mie insegnanti Maria Filograsso, Teresa Alberga, Vincenza Carbonara, Maria Elena Germinario, anche i miei tutti compagni della formazione storica, ma anche del mio primissimo anno a Marluna Teatro. Ringrazio particolarmente il caro Giovanni, ciao Giovanni. Quindi i miei contatti ovviamente li sapete, mi trovate su YouTube come Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television, dove sto trasmettendo proprio da qui in questi minuti, su Twitter Nicola De Lucia, dove ho raggiunto già un primo obiettivo buono, i 50 follower, e su Instagram Nick Deluc 94 tutto attaccato con due C e non due K. Ovviamente l'invito è di godersi per quello che si può un buon lunedì dell'angelo, una buona Pasquetta. Quindi rinnovo l'appuntamento per il Regina Cieli di Papa Francesco intorno a mezzogiorno su Rai 1 e su TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Che altro? Siamo arrivati agli istanti finali. Vi ringrazio per il vostro sostegno, la vostra vicinanza nei miei confronti, come al solito. Siete in tanti, ma anche se certe volte siete in pochi, mi va bene lo stesso. Quindi buona giornata, buon proseguimento di Pasquetta del lunedì dell'angelo. Proviamo ad equilibrarci un po' di divertimento, un po' di impegno in casa. Oggi ovviamente pietanze prelibate a tavola. Ecco, il menù di casa oggi prevede un risotto semplice con il brodo vegetale, di secondo il classico agnello come patata al forno. Mi raccomando, come dice un amico mio, manteniamoci al tavolo, quindi non abbuffiamoci e stiamo in movimento. Io proprio per questo adesso stacchiamo questa diretta, così mi alzo un pochino. Per il resto, buon proseguimento. Seguitemi sui miei canali se volete.
se vi va, non è un obbligo, è tutto gratis su tutti i canali, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Quindi buona Pasquetta e alla prossima. Ciao!